Allora, vi accolgo qui con un caloroso benvenuto. Oggi siamo qui per celebrare il matrimonio tra Giorgia e Giorgio, i quali hanno deciso di percorrere questa strada insieme e desiderano condividere con voi questo bellissimo momento di gioia. Credo che questo momento sia reso ancora più speciale grazie alle persone che sono con voi, insieme a voi, e che vi hanno accompagnato in questo lungo percorso e sono arrivati qui, oggi. Scherzi a parte, ho voluto superare queste mie difficoltà, ci tengo davvero a farvi le congratulazioni, siete una bellissima coppia, avete costruito questa relazione un gradino alla volta, fino ad arrivare a uno dei passi più importanti, ovvero questa giornata del matrimonio. Una relazione deve essere costruita poco alla volta, impegno costante, che questo sia l'inizio di una splendida vita insieme, piena di gioie, di risate, ma anche di difficoltà, momenti di confronto che vi serviranno per andare avanti. Oana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. È opinione comune pensare che una famiglia nasce quando nasce un bambino. Io non credo sia così. Io credo che una famiglia nasce quando due individui diventano l'uno la costante dell'altro. Giorgia e Giorgio oggi stanno donando valore e stabilità alla propria piccola famiglia e stanno donando questa gioia a tutti noi. Mi è stato chiesto in questi giorni, ma non sei in ansia, non hai paura? No, non ho paura. Io so che ti sto sposando e finché mi permetterai di stare al tuo fianco, finché andiamo a dormire la sera insieme, per me è abbastanza per essere felice. Io Giorgio, prendo te Giorgia come mia sposa. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Siete stati i primi ad accogliermi in questa lunghissima strada in salita che mi ha portato poi alla persona giusta. Quindi sono doppiamente contento di essere qui al vostro fianco in questa giornata che corona il vostro percorso insieme e che vi lancia in questa nuova avventura che sono sicuro che durerà molto molto lungo. Chi ti conosce sa che non sei di molte parole e che spesso ti tieni tutto dentro, ma quello che mi dimostri ogni giorno da quasi 10 anni con i tuoi gesti vale più di tutto quello che potresti mai esprimere a parole. E perciò io, Giorgia, prendo te, Giorgio, come mio sposo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ti amo. Thank you.
Patrizia e io siamo orgogliosi spettatori di come i nostri figli stanno trascorrendo felicemente insieme le loro vite affettive. Passatemi un'allusione alla moda. Hashtag Terruzzi Pride. Ok. Bene. È il momento della torta. Che sia di buon auspicio per Giorgio e Giorgia per un futuro felice e sereno e soprattutto circondato da tanti sorrisi di bimbi. Auguri Giorgio, auguri Giorgia. Ah, dimenticavo, non fate tutti i furbetti che poi si va a ballare. Auguri, auguri. Grazie, Mario.